A partire dal 16 marzo anche le aziende agricole potranno presentare la richiesta tramite apposito portale per accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre si pensa anche alla possibilità di estendere questa opportunità al settore della pesca e dell'acquacoltura. Dal prossimo 16 marzo le aziende agricole siciliane potranno fare domanda per accedere al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Si tratta di un importante sostegno dato alle nostre aziende, soprattutto in un momento di crisi del settore. Infatti, le nostre aziende stanno attraversando una crisi che dura ormai da parecchi anni, prima a causa del Covid ed oggi a causa della guerra in Ucraina, dove si stanno colpendo settori molto importanti come quello agricolo. Pensiamo all'aumento del costo dei carburanti, ma pensiamo anche al rischio che vengano a mancare i mangimi, il costo aumentato dei fertilizzanti, che rende più esoso la gestione dell'azienda agricola. Ed è appunto per questo che abbiamo lavorato a questo fondo importante, un fondo che ha già messo a disposizione 5 miliardi, ma che ancora continua a dare liquidità in maniera tale che le nostre aziende possano affrontare e superare questo momento così importante e così delicato. E uno degli obiettivi che stiamo portando avanti appunto è quello di garantire maggior accesso al credito delle aziende agricole e una maggiore bancabilità di questo tipo di aziende. Il deputato alla Camera, Dedalo Pignatone, esponente del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura, ricorda anche che con il decreto energia, dal 1 aprile al 30 giugno non sarà dovuta la commissione una tantum, afferma, per tutte le richieste di finanziamenti per comprovata esigenza di liquidità.